amici di YouTube, in questo momento è possibile registrarsi al sito dove si può giocare la Kaizo V. Registrarsi non significa che la potete giocare, perché per giocarla o vi abbonate a Poli, link in descrizione, scioccate coglioni, no vabbè, con il Prime è gratis, e la potrete giocare dall'8 gennaio circa, oppure potrete, seguendo il live su Twitch, droppare il codice per giocare. Il sito è startab.it, lo trovate sotto in descrizione anche nel primo commento, potete iscrivervi, poi venitevi a vedere le live su Twitch tutti i giorni mentre si gioca la Kaizo, io e i miei colleghi che la giocano, per provare a droppare il codicino per giocarci prima del suo rilascio ufficiale a inizio febbraio, perché sì, se non siete abbonati la giocherete a inizio febbraio. Eccolo! Ciao capitano, buonasera. Salve, salve. Allora, io prima di fare qualsiasi cosa, io vorrei capire, ma che cazzo ci fai qua te? Non lo so, spiegamelo te. Quello che è successo è questo. Allora, no. In realtà, allora, dai, diciamo le cose come stanno. No, niente. Fammi vedere questa Kaizo V, smeraldo. Esatto. Pokémon. Il giocatore più lontano, perché i contratti glielo impediscono, ma soprattutto perché disdegna, ricordiamo questo termine importante, da queste mods alternative dei Pokémons. Sì, mi fanno proprio cacare. Non mi divertono, capito? Beh, cioè, non è per... Cioè, proprio... No, ma non avevo dubbi. Si era comunque capito dal... Sì? Comunque è particolare, devo dire. Sono state omesse veramente tante lettere in questa parola. E mi ha detto... Oh, boia! No, non so se mi ha detto boia. Bella la Kaizo V! Io ho detto boia. E lui mi ha detto de. Sì, esatto. E poi siamo avanti un altro po'. Sì. Tipo, dopo un quarto d'ora... Tu hai vinto cosa su bianco e nero? Hai vinto qualcosa su bianco e nero? Io sono il pro player... No, pro player no, perché non gioco la... Io sono un campione nazionale credibile bianco e nero. Bianco e nero ho vinto io. Bianco e nero l'ho vinto io, è molto generico. Sì, ho vinto io. Ma domanda, bianco e nero l'ho vinto io. Che cosa hai vinto? Io sinceramente non ho capito. I nazionali. E poi ho fatto i mondiali a San Diego, sono arrivato settimo. L'anno di bianco e nero. Ho capito. E dimmi un po', come mai questa Kaizo ti piace? Cioè, ti piace un parolone. Ti ha ispirato perché giustamente perché ci sono le 5 gen. Il mio gioco preferito è Smeraldo. E fin qua lo sapevamo, l'abbiamo fatto apposta. E i Pokémon di Unima sono i miei preferiti. Okay. Quindi è l'ibrido. Che ti piace? Non lo so. Se mi deve piacere, probabilmente è questa. Mi permetto di dire una cosa. Possiamo dire che sarai nella PIL 5? No. Ok, perfetto. Lo diremo dopo. Allora io, guarda, te lo metto proprio nel puzzo, va bene? Metto nel puzzo, bello. No? Sì. Devi sapere, parlo come Dario Moccia, ma perché svelo un segreto al pubblico, sono dello stesso paese, quindi qui non c'è. È tipico. Io faccio la PIL 5 se te vieni a fare un regionale con me. Ragazzi, se avete consigli di chi invitare in PIL 5, ci sono tanti posti liberi, ora uno in più in realtà in questo momento. Purtroppo è questa la cosa bella, siamo l'alfa e l'omega, gli opposti. Sì. Però io mi sono rotto il cazzo che io, ragazzi, all'inizio... No, che ci vuole? No, potresti venire? Cioè, ascolta, a marzo c'è Utrecht, questa è una cosa che io non dovevo dire in diretta, Utrecht? Ma l'ho detta di ora proprio per metterglielo in difficoltà. A marzo c'è Utrecht, un regionale a Utrecht, si mangia bene a Utrecht, si sta bene. Ma cos'è Utrecht? È un posto? Io ti preparo un mesettino, se viene a fare un torneo regionale ufficiale con me in Olanda, io faccio la PIL 5. Allora, però... io ve lo dico, questa cosa non era programmata, ragazzi. So che di solito le veline... Però... scusami, cioè, se devo provare la PIL, mi devi cedere un po' di sovranità anche te. Poi, ora sei pieno di soldi, c'hai 6.000 subs, che cazzo te ne frega? No, ma sono bottati, Roma. Allora, facciamo così. È una discussione civile e onesta. Vabbè. Spiegami. Io ti dirò dopo cosa c'è di bello nella Kaizo. Tu mi dici cosa c'è di bello nel VGC serio. No, ma... Serio. Guarda, davvero, io non sono per la contrapposizione, perché poi se no passo per quello talebano che se non è competitivo è merda. Io, cioè, ti dico la verità, ho anche cambiato tante idee in passato, come all'inizio della mia carriera ero veramente talebano, sbagliando, ce l'avevo con gli spacchettamenti, ma che cazzo ci proverà che la gente? Poi ho cominciato a sbustare e mi divertivo, e l'ho cominciato, quindi figurati, sono abbastanza open mind, mi piace la potter, però bene, scherzi a parte, a me le mod mi fanno impazzire. Ok, allora scusami, ma tu sai che un eventuale PIL, anche fra un anno, perché effettivamente sarebbe tipo fra un anno, certo, ti toccherebbe stare appresso a questa merda per settimane. Riusciresti a reggere il carico? Perché a me magari mi scammi un... un torneo, faccio cacare io nelle cose competitive, facciamo ore, ci vediamo a Natale. Ma tu dovresti reggere così tanto tempo? Ce la faresti veramente? Ma intanto è un problema che non si pone, perché io ad oggi la PIL 5 non... Ad oggi la PIL 5 non... però guarda che io sono una persona che si sacrifica per le cose belle. Merda, ho preso miliardi in cagate io nel corso del tempo. Dovremmo considerare l'opzione. Mi sono rotto il cazzo di leggendario nell'erba alta. Chiedo scusa.
scusami. In realtà la cosa bella è che secondo me è uno dei problemi principali, porco, scusami, delle mod è il fatto che devi avere sempre roba, di scaricare roba, eccetera. La Kaizo V devi loggi su un sito gratis, Startup B si chiama. Ho trovato un Godmon. Si chiama Startup B e ci giochi in qualsiasi momento, zi. Quando vuoi. Non devi scaricare niente. Bro, ho trovato un Godmon e adesso ti spiego cos'è un Godmon. Non so se lo sai. No, io non so. Cioè, perfetto, adesso te lo spiego immediatamente. Io so Out of Brock a godere e basta. Allora, cioè, la non seconda non mi appartiene. Out of Brock qui non c'è più perché l'Auto Tetra. Allora, te cominci e c'è il professor Rock che ti dà un Pokémon a casissimo. È tutto un cazzo di cane. Allora, io l'ho sempre detto, il funzionamento della Kaizo è simile slot machine. Per questo è bello, tu dici promuovi il gioco d'azzardo. No, è bello perché ogni volta tutto va a puttane, cambia sempre tutto quanto. E di bello c'è il fatto che tu sfrutti i Pokémon, cioè usare quello che è il brand dei Pokémon per quello che è poi tutto quello che c'è dietro, perché di base effettivamente... No, ma su quello l'ho capito benissimo, che di Pokémon non ha niente se non le mappe e le sprite, e perché per definizione è lì, no, che io da questo punto di vista sì, sono un po' conservativo. Il bello di Pokémon è che i Pokémon hanno delle loro caratteristiche, dei limiti che non possono sorpassare o raggiungere, e quindi chiaramente se te mi dai Zampillo Aerodactyl posso chiedere una cosa? Ma tu anche un anno fa che siamo beccati la partita, tu ce l'hai proprio con sto esempio di Zampillo Aerodactyl? Ma come fai? Sì. Come mai? Cioè, hai sempre sto perché esempio? Perché è un esempio abbastanza calzante, dato che Aerodactyl è un attaccante fisico ed attacco speciale, non ha modo di fare un cazzo, non ha proprio mosse speciali, se non lo so. Okay. E c'ha Zampillo, mi ricordo proprio questa cosa di, okay. Di, sì, che peraltro ti trigger, devo cambiare esempio? No, cambio esempio, eh? No, non serve cambiare esempio, perché ovviamente io, a differenza tua, conosco Aerodactyl perché è un 5-15 base stat che fa un po' cacare in Kaizo, no? Perché ha 5 debolezze, c'è un'immunità, però è un po' una merda. Vedi, alla fine li conosciamo per due modi diversi. Beh, le statistiche sono randomizzate, no? Poi anche. È tutto random. Beh, allora, Feral Gator, che bellezza, lo vedi qua, sì. Ma se non sbaglio è principalmente un attaccante fisico come Feral Gator, no? Sì, lui è attaccante fisico. Esatto, in questo caso è rollato in maniera completamente diversa. Cioè ha pochissimo attacco e tantissimo special. Questi sono le caratteristiche di un Godmon. Cioè quando un attacco è molto basso vuol dire che tu cercherai solo mosse speciali per far sì che lo special attack, essendo più alto possibile, shotti Pokémon. Perché nella Kaizo l'importante è non scoprire cosa fanno gli altri. Nel VGC invece la cosa importante è sapere tutto quello che potrebbero fare gli altri. Ora qui però Godmon Guts è un'abilità buttata via su di lui, Qua abbiamo già un 40 token in Fantapill, mi sa, eh? Esatto. È un'abilità un po' di merda, effettivamente, perché non vi è alcun tipo di utilità. Qua siamo d'accordo entrambi sul fatto che non bisogna essere bravi a giocare alla Kaizo. Perché sì, puoi massimizzare, ma in realtà finisce lì. Sì, adesso mi appare, non dico Shedinja perché non può apparire, però Deoxys di Cristo. E io muoio. E io ho perso, capito? E non ci Ma in realtà se gli fai Thunderwave te la puoi giocare, però... Te la puoi giocare, lì c'è un po' la parte, no? È vero che hai 15 di fea speciale, ti dovrebbe shottare su. Esattamente. Però per dire, no, adesso questo qua è andato a casa. Questi sono i primi allenatori dove fai alleni il tuo Pokémon prima dei dungeon, perché la Kaizo divisa in dungeon e palestre. I dungeon sono i dungeon normalissimi, mentre le palestre sono le classiche palestre. Le regole sono semplici, però tutto ciò che non uccidi quando puoi lo lasci indietro. Affronti un dungeon e dentro ci sono 10 allenatori, ne affronti uno, gli altri 9 non li recupererai mai. Perché è importante? Perché non puoi uccidere i selvatici. Io non posso farmare, non posso allenarlo sto Pokémon, lo posso allenare solo con i trainer, che in realtà te devi arrivare a battere la lega battendo solo i trainer, niente selvatici, giusto? Esattamente, solo i trainer, solo. E hai un obbligo però di dovere in determinati percorsi adempiere a determinati compiti e flag? Tipo devo batterli tutti gli allenatori di un percorso? No, tu l'unica regola è batti tutti gli allenatori nelle palestre. Nelle palestre esci o da vincitore sconfiggendoli tutti o morto. Tu appena muori premi il nome del sito, che è Startup B. Ovviamente non ti puoi curare, niente pozioni, super pozioni. Allora puoi farlo, ma solo in combat, quindi mai fuori dal combattimento. Tipo qua io devo andare di bracciere. Niente centri Pokémon, per l'amor del cielo. In realtà i centri Pokémon sì, ma anche lì quando puoi tornare indietro. Tipo tu adesso stai vedendo che io sto tornando avanti e indietro da una... Stai sculando come una bestia, vero? Sto sculando perché lui ha fatto un piccolo... Abbiamo un wing attack che comunque schifo non fa. Tu in realtà puoi curarti quante volte vuoi. Qua dietro noi abbiamo messo, perché la mappa lo vedi, c'è lo stile di Smeraldo, ma in realtà è tutto cambiato. Abbiamo messo l'infermiera Joy. Tu gli parli, lei ti cura il Pokémon, no? Quindi tu ti muovi, fai tutto quello che devi fare. Lo puoi fare? Sì, sì, puoi curarti quante volte vuoi tu. Qui adesso noi stiamo per andare in un dungeon. Nei dungeon esci solo dall'altra parte, non puoi uscire, non puoi tornare indietro. Tutto è random, anche gli strumenti. Quindi qua ho trovato un yellow flout, però questi strumenti tipo che possono tenerli, tipo non è che puoi dargli focus sash, mirino, tutte ste stronzate, via. Tu puoi dare solo bacche e roba che si consuma durante il combattimento. E la difficoltà quindi è la randomicità di trovare un Pokémon che ti sdruma così a cazzo di cane. La difficoltà è il fatto che tu in realtà controlli veramente poco di quello che è il gioco in sé. Cioè tu controlli le scelte
parte. Tipo, questo è un dungeon. Tu qui di solito ti ricordi c'è il boschicello di, il boschello di merda, no? In realtà scena del cazzo. Il boschello di merda. Vabbè, adesso non prendo nemmeno tutti gli strumenti. Questo è un buono strumento perché è una bacca, può tornare utile. Questo è uno strumento vuoto e questa uguale. Tu adesso da questo dungeon esci solo dall'altra parte. E qui dentro abbiamo messo degli allenatori. Poi ovviamente bisogna abituarsi a. Però da questa parte io non uscirò da dove sono appena entrato. Posso uscire solo di là. Però le regole sono auto-imposed. Sì, ma okay, io ho visto durante la pill che c'era anche tipo dei punteggi da fare. Delle... La Kaizo funziona così. Di solito tu non trasteresti mai un Pokémon che ha Cacturne, perché ha infinite debolezze, ha poco base stat, ha delle stab di merda. Ok. Basti solamente i Pokémon forti. Sto Feraligator di Brasa è forte. Ha pochissime chance, ma potrebbe vincerla la Kaizo, ok? Mm-hmm. Vabbè, è successo un piccolo... Sì, un attimo inorotto tutto quanto, noto con piacere. È morto il signor Feraligator. L'avevo detto, non ci arrivava in fondo. Bene, quindi posso giocare. Andiamo, posso giocare. Di base hai ragione. E sostanzialmente la pill nasce per far sì che i Pokémon di merda possano giocare. O no, bene, bene, ora gioco io. New game. Allora, no, perché Tom? Non mi chiamo allora, Tom. Ma il nome è importante. Importante poche volte, Pardo, credimi. Poi ti passerà la voglia. Ah, tu sai cosa sono sti Pokémon? No, perché non sai come si gioca, quindi te li mostro. Primo strumento è gratis ed è a caso, è una merda. Non lo usi, butti via. Qui il tracker, vabbè, adesso è la prima ROM, non funziona. Vedi, ci sono tre Pokéball là sotto. Di solito una delle tre è illuminata. Adesso, avendo appena riavviato il sito, non c'è. Di solito si prende sempre quello al centro quando non funziona. Tu devi prendere uno di questi tre Pokémon. Ma non li puoi scegliere? Tu scegli solo quello che ti indica il tracker. E se non indica niente il tracker, tu prendi sempre al centro. In questo caso prendo Embor, che è una buona base. Quindi se il tracker mi diceva Diglett, io prendevo Diglett. E perdi al laboratorio e resetti. Infatti il motivo di perché? Ma perché il tracker non può farsi i cazzi suoi? E il tracker potrebbe farsi i cazzi suoi, ma la Kaizo, la prima regola è non è giusta e non è nata per essere meritocratica. Ah, perché perfetto. Guardi, vabbè, la Twitch webcam. Italia, vai, andiamo. Mi è piaciuta, questa mi è piaciuta. Qui tu pigli il Pokémon e la prima cosa che devi fare, del motivo per cui le run nella pill sono 180, è che tu al laboratorio, essendo tutto il gioco il più difficile del 50%, tu il primo scontro al laboratorio, tu hai un Embor al 5, in questo caso, ma contro c'è un Diglett che è all'8. Mi è andata anche bene perché può essere Starmie, poteva essere Starmie, oppure io potevo essere quel Diglett e beccarmi una Starmie all'8 contro. Vabbè, in teoria... Tu dici, in teoria si esce, abbiamo tanto attacco, belle scalate. La reggiamo, a meno che non tiri fuori terremoto, quindi siamo a posto. Capito? E adesso capiremo il perché. Okay, qua. Io adesso tu mi devi spiegare questa cosa, come cazzo hai fatto a farla. Tu sai... Ma è molto semplice, perché è l'unico scenario di tutto il multiverso in cui un Diglett con il suo base stat ti può tirare giù un Embor che è sì debole, è sì tre livelli sotto, ma comunque ha delle statistiche in quanto evoluto, in modo da potergli far reggere una mossa qualsiasi, salvo terremoto single target. È molto semplice, è lo scenario. Io capisci, cioè, se io faccio la pill probabilmente ti rendo l'uomo più ricco del mondo. Posso giocare adesso? Spiro, okay. Houndoom e Cranidos. E tu dici... Vabbè, Spiro. Calma, ma si possono evolvere? Cioè, Spiro, se mi diventa Spiro, va bene o no? Non si evolvono. Certo, si evolvono al loro livello originale, peraltro. Cioè, ma diventano altre cose? Certo. Seguiamo una linearità. No, che cazzo. Quando mai? Però si può evolvere in qualcosa che condivide il tipo con quello della sua evoluzione. È una regola o può? No, e succede così. Cioè, lui si evolverà in un Pokémon che è o normale o volante, in associazione a, può essere volante psico, volante merda, eccetera, eccetera. Con un base stat simile al suo. Ora, ovviamente, le giocate sono ben poche qui, no? Sì, no, qui la giocata è A più B più start. Sì. Perfetto. Così, visto che ci siamo sulla stessa lunghezza. Qua abbiamo un piccolo Whirlpool, ma vabbè, un piccolo vortice, lo tanchiamo. Quanto fa Stonehenge? Perfetto, siamo morti. Non dovresti calfirlo, ecco, hai 9 in attacco. È vero, però c'ho 12 di special. E buttare un Signal Beam tentando la confusione? No, vabbè, sì, chiaro, è la win condition, ma se ti arriva io... Se ti arriva, però se non ci provi, eccoci qua. Se non ci provi non ci arriva, no? No, vai. Non è andato. E al laboratorio hai una pozione. No, hai una pozione, puoi curare una volta. Una volta puoi sempre curare. Dice, fa il suo piccolo Whirlpool. Lo vogliamo curare questo Spiro. Vabbè. Allora, teoricamente, tu non puoi perdere in modo intenzionale. Ah, quindi devi provare, via. Si resetta. Sei morto, si resetta. Adesso, vedi, il tracker sta indicando. Ora, ci possiamo dare un nome, per favore? Diamoci un nome. Come cazzo mi devo chiamare? Chiamiamo Puzzo. E quando cazzo ti sbagli? Siamo già alla Liga. Ruel, fortissimo. Allora, tu dici, Tentacruel, molto forte. In realtà è anche un buon typing. Però, non scegliamo noi. No, sceglie la Matrix. Non è vero. Vai, che capo. La Tentacruel. Matrix è un'entità inesistente. Cioè, esiste, ma non... No. Non è nemmeno male sto Sidera. Perché hai preso Sidera?
perché non scelgo io? Ah, te lo dava nel tracker. Il tracker mi dava quello lì. Guarda, adesso io rerollo. Cazzo, mi chiamo ancora attaccato Puzzo. Nel Puzzo, allora, vedi? Esattamente, eccoci qua. Abbiamo fatto anche questa, l'abbiamo detta. Prendo lo strumento, che è un X Special Attack. Potrebbe essere molto comodo. Al centro c'è Halo. E poi abbiamo un Hunchcrow e un piccolo Snowboard. Vabbè, Halo, dai, troveremo sicuramente contro Hunchcrow. Abbiamo un takedown stab, però. Giustamente tu dici, ma allora, scusami, no, gli strumenti sono randomizzati. Quindi, banalmente, basta curarsi in combattimento. Aspetta, fammi vedere. Victory Star non è un cazzo male, eh. Non è un cazzo male. Brine, anche secondo me è Brine. Reso acqua di sale. Ricarica. Attenzione. Se tanchiamo. Vabbè, dai, Quando cazzo non lo tanchi, bro? E lo tanchi sempre. Razor Wind si dovrebbe reggere. Ma sì. In realtà non abbiamo idea di quanto attacco abbia. Potrebbe averne 30. Non è questo il caso. Entra Brina. Autoflab. È il mio primo autoflab? Questo è il tuo primo autoflab. Mi devo fare un selfie. È un momento da ricordare. Devo fare un selfie. Hai una faccia intelligente, Paul. No, vabbè, non faccio il selfie. Andiamo avanti. Adesso, Taylor, non sei obbligato a tenerlo, ovviamente, no? Si può cambiare. Per cosa? Come si può cambiare? Tu puoi cambiarlo fino a 3 volte. Una per ogni percorso. Qui, sotto dove eravamo, e a sinistra. Sono 3 percorsi con 5 Pokémon qui selvatici, 4 sopra e 4 sotto. Io sono uno che non si ricorda se mangia a pranzo, quindi... Ma è molto semplice, quando questa cosa la fai 1000 volte, ti garantisco ti rimane in testa. Certo. Quindi ora qui, se troviamo un Pokémon, il Godmon, lo possiamo catturare. Allora, di base, tu il primo Pokémon che trovi decente, ok? Cioè, ti conviene cambiarlo con Taylor, se puoi. Destiny Bond. Allora, Destiny Bond è una mossa brutta. Ma scusa, lo puoi indebolire o no? Sì, lo posso indebolire. Le Pokéball qui hanno la cosiddetta cattura facilitata. Nel senso, puoi catturare al 50% di ogni Pokéball. Tipo, io ne ho appena fallite 4 di fila e lui si è fatto esplodere. E io sono morto. Perfetto. Start up. E si resetta. E via. Tu dici, cosa c'è di bello in tutto questo? Allora, in questo momento sarò onesto, faccio fatica anch'io a trovarlo. No, vabbè, fin quando non parte lo capisco, dai, non è che... Non sono un bruto sacerdote competitivo, cioè, sono anche uno che... Lo so che fa strano, su tutti ci piace anche la figa, cioè, anche io... Cioè, non è... una persona, in questo caso, un essere umano. Sì, cioè, lo capisco, cioè, mi diverto anch'io come stronzato, cioè, tipo Milan, quindi sono anche un po' autolesionista. Peccato in meno in velocità, perché allora, anche Filter non era male. Allora. Vabbè, Rock Wrecker ce lo leviamo dai coglioni, però boh. Tu pensi che shotti Rock Wrecker? Sì, tutta la vita. Poi bisogna vedere lui. Magari c'ha 170.000 in difesa proprio. Però Rock Wrecker qui... Però sei un fottuto giustiziere. È una sentenza, porca puttana. Non era di una mossa da 150 super efficace. Non è che tre lì. Teleport, mossa di merda. Ma direi di teleport, no. Direi ma proprio no. Che non ma si impara. Qui lui prende tutta l'exp che può. E perché è importante essere al 9? Perché tu al massimo nei percorsi trovi all'8 i Pokémon. Quindi essere al 9 ci dà un vantaggio. E già, sì, sì. Nell'equazione, ricordiamolo agli amici della Kaizo. Si imparano qualcosa. Mi sa loro che calcolo del danno. Essere di livello superiore è importante perché è al numeratore nell'equazione. Linklang. Non lo trasterei per la velocità, ti dico la verità. Allora, il problema di sto Pokémon non è... Le stat sono buone perché ha tanto attacco. È un attacco alto. Di solito servono più difese, però vabbè, questo te lo fai andare bene, ovviamente. C'hai Filter comunque che ti aiuta sulle super efficaci. Sì, però non ha mosse. C'hai solo Rock Wrecker e Fury Swipes. Le cose sono due. Lo cambi o speri che nelle mosse che lui impara, e tu qui puoi vedere le mosse che impara. Le impara al 10, al 14, al 19, bla però bla. Però non bla. Ti dice ovviamente quali. Ci non mancherebbe. Ti dice ovviamente cosa. E può essere qualsiasi roba, sia che tu puoi prendere, sia bannata. E appunto. Devi andare. Quindi qui o ti affidi al caso, oppure dici, boh, sai cosa faccio? Cerco nell'erba alta. Io cercherei nell'erbina. Tu cercheresti nell'erbina. E allora cerchiamo nell'erba. Ma uno può dire, cerco nell'erba, però quell'erba non mi piace, non... Certo, adesso io ti vediamo i Pokémon. 26 di velocità è abbastanza per fuggire da quasi tutti, visto che su qua io velocizzo per evitare che sia una roba ovviamente noiosa. Quindi va a 1 miliardo di FPS questa parte qua, va tipo a 1000% Quanti di FPS. Bello lui. Lui però è piccolino. Di solito per vincere... È già all'intermedia però. Eccoci qua. I 4 Pokémon li abbiamo visti. Quindi sono 4, basta. Qua 4. Se adesso tu dici, mi hanno fatto cacare questa merda. Andiamo qua sotto. Altri 4. Questo è bannato. Ecco, qui un piccolo concetto nuovo. Tutti i Pokémon che hanno più di 580 base stat sono bannati. Quindi tutti... Leggendari, vabbè, sì, misteriosi, Segugi, tri, leggendari, cazzi e mazzi. Tutto bannato. Tutto. No, fanno cagare. Ne abbiamo già visti 4, mi sa. Mi sa che abbiamo visti 4. Infatti, no, se anche qua c'è una merda, devi vedere nell'ultima zona. Eccola qua, c'è Nidmolli, un po' di merda. Tipologia sfigata, per l'amor del cielo. Questo direi proprio che... Però a lui peccato, non è male, cazzo. Però si evolve c'ha download, a livello... C'ha però. C'ha download, si evolve al 30. Il problema di questa della Kaito non è solo il laboratorio. Sì, questo è Pupitar, nulla. Ma io ti dico, però... Allora, fossi un giocatore di Kaito qui, trasterei di più l'arbitro. Sì.
Allora, ti dico, poi si fa una differenza, perché portandola così tanto la gente si abitua. In Peel, dove il Pokémon non è importante che vinca, ma dove arriva, cioè più avanti possibile, Klinklang è la scelta giusta più di ogni altra. In realtà, adesso che li abbiamo visti tutti, è la scelta giusta anche in questa run, perché non c'è una minchia di niente da prendere. Quindi... No, più che altro, tanto c'è, cioè, se vai avanti con Klinklang rischi di andare anche abbastanza avanti, ma... Tu sai, non quindi, non troppo. Io prenderei la... Oh, ma sto giocando io, voglio l'arbitro, perché vai all'allenatore? Ti chiedo veramente perdono. Posso dire che posso chiederti perdono? Facciamo così, mi faccio ammazzare. No, perché bellino. Scherzi a parte, cioè in un'ottica di dover arrivare in fondo, cioè win or go, cioè è inutile andare a trastare un Klinklang. Sì, magari vai avanti due o tre palestre, però cioè meglio l'arbitro, che se passi la nottata e ti riesce a evolvere con download arrivi in fondo. Con ma poi fermo, io ragiono male, lui non diventa Tyranitar poi. No, però può diventare di meglio in realtà, eh. No, di meglio roccia non penso proprio. Non è detto che prenda roccia, può prendere ground. Vabbè, ma dipende cosa statisticamente roccia ground ce n'è un casino, che sono da Onix a Rhydon a Rhyhorn a... lui minimo Graveler, Geodude, fanno cacare, eh. Minimo prende le base stat simili a quelle della sua evoluzione, quindi prima minimo diventa un Pupitar, un qualcosa di simile a Pupitar, o meglio, ah ok, giustamente mi dicono che si può vedere in cosa si evolve. Io clicco qua, lui può diventare Kranidos al 12%, Sheldon al 12%, che vabbè sono doppie, Tyranitar all'1. No, allora no, ma avevo dimenticato questo discorso dell'evoluzione, perché ragiono ancora linearmente, no? Normale, certo, no. Assassini, ma devi sculare tanto, lo vedi le percentuali, quindi mi ci vedi a me? No, certo. Esatto, tieni Klinklang, hai ragione. Allora, ovviamente questa run sarebbe invalidata, perché noi avremmo avuto delle informazioni. Sì, va bene, che non abbiamo. Va bene. Adesso si gioca normale, qua fai un Fury Swipes, lui esplode, tu fai un Rock Breaker, lo mandi a casa, no? In maniera molto semplice, facile, si vede che cosa... Ti puoi curare? Io pensavo non ci si potesse curare. Puoi curarti in tutte le volte in cui sei fuori da una palestra e fuori da un dungeon. Qui lo fa un allenatore e ti curi, Esatto, e il problema è che talvolta non lo fai. Vabbè, Rock Breaker, ciao. Kaizo V, giustamente, per un motivo, questo va a casa, tu impara ghigliottina. Oddio, io intanto gliela darei, perché può essere un emergency button, dagli power swap. Perfetto, è entrato completamente... Peraltro, amico mio, Foresight più ghigliottina in realtà entra. Certo, ed è legit. Però non lo farei. Oddio, anzi, la farei proprio, perché tanto Fury Swipes hai bisogno comunque di due attacchi. Vabbè, Rock, te non la missi mai, Rock Breaker. Sì, no, non la misso perché ho premuto il tasto del non miss, in realtà. È un tastino segreto dietro il pad, della quale la gente pensa veramente dell'esistenza. Anche noi ce li abbiamo, queste Switch qui. Però le vendono solo ai giocatori spagnoli, quelle col bottone segreto. Qui purtroppo mi manca della lore. Prego, amore. Vabbè, Rock Breaker, ciao, dai. E uno va a casa. Io vi faccio notare come veramente sarà ogni singolo punto vita e PP è fuori, cioè importante, ti posso garantire questa cosa. Il problema si porrà tra poco. Vabbè, qua immagino di sapere la risposta, perché tra poco noi entreremo in un dungeon e questa cosa che abbiamo fatto fino adesso... vola. Regger. Sì. Ah, vabbè, eri più veloce. Che siamo, Spittai? E poi ti hai attaccato. Hai ragione, Spittai. Vabbè, Breaker. A posto. Qui il problema è questo. Dentro questo dungeon si esce o da vivi o da morti. Ovvero, tu entri qua, prendi tutti gli strumenti che puoi prendere, una pozione e tanta roba. Le cure sono la miglior cosa che puoi trovare. Tangaberry, purtroppo, è cacca. Perché te le puoi giocare in battaglia, certo. Perché te le puoi giocare in battaglia, ma soprattutto... Bella, Energy Root, ma soprattutto... E se te qui trovi roba buona, la puoi cambiare. Sì, diciamo che qui però tu prenderesti un po' comunque massimo livello è il 9. Certo, non conviene. C'è una meccanica che è la grotta di Diglett di Fire Red, hai presente, no? Su Rosso Fuoco. C'è il Pokémon che è a livello più alto, anche qui lo è. E tu vuoi prendere quello, però catturi qualcosa che non sai che cos'è, indubbiamente. Chiudi gli occhi e catturi. Qua è il signor Bullo, lui ha 3 Pokémon al 9, il primo è Deoxys. Ah, vabbè, allora, in realtà, a meno che non ha... Slow start. Ah, slow start. Che però potrebbe comunque essere più veloce. Vabbè, Rock Breaker muore. Tu sei Rock Breaker lui adesso. Ha 3 Pokémon però, fermo. Esattamente, lui ne ha 3 e ce ne sono tanti ancora di fronte a noi. Vabbè, è un ragionamento che non è un ragionamento, perché lui può essere, in teoria c'ha tutte le stat a cazzo di cane, io me lo toglierei dalle palle lui con un Rock Breaker. Investirei un turno di ricarica, perché sennò è molto pericoloso. E Rock Breakeriamo, Healing Wish. Ma direi di no, perché sei Cinciampi. È ben nata Healing Wish, peraltro, è mica di cura self, non mi ricordo. È nuova, no, Healing Wish muori e curi un altro Pokémon del parco. Pessima idea. Ah, la faccia del cazzo il signor Pigliamosche. Ma senti, qui forza ghigliottina, perché lui non ti muore di Rock Breaker. A parte se è al 6, c'è al solito, bisogna vedere che statistiche c'ha, però... Procedo? Vai. Uno? Com'è l'intelligenza artificiale? Aha, giusto. Non dovrebbe funzionare così, però. Ah, non è Lock-On. È quella per colpire i ghost. Abbiamo detto una stronzata. Questa non è. È chiaro. Vabbè, ci sono cascato con tutti i cappello anch'io. Dai, un piccolo danno, non è niente di importante. Poi si sparerà una pozza. Vado di Rock Breaker? Vabbè, direi di sì. Siamo già a
Peraltro, a parte gli 8 danni fatti da Itran, inizia a essere sempre meno i nostri PP, visto che non ci si può curare qua, Non posso e allora uscire. Furi. Quindi più veloce, purtroppo ci fa un male della madonna. Siamo già a 19, allora la meccanica vuole che tu possa curarti in un combattimento, ma non necessariamente un combattimento con loro. Ergo, qua in questi casi si fa questo. Si apre e ci si spara. Potions e via. Una pozioncina, nella speranza che e non ti puoi giocare l'etere qui. Ti potresti giocare l'etere qui. Vuoi giocartelo già adesso? No, perché giochiamocelo quando abbiamo finito il PP. E allora, avanti. Altro trainer, altra corsa, via. Buffaland. Oh, Ganzo. Intimidate? No, Forewarn. Okay. E vede la ghigliottina, ma... Furious Whips. Missati. Double hit, missa pure lui. Vabbè. Come funziona l'intelligenza artificiale? Se ha una mossa super efficace, te la fa? Sì, la intelligenza... Ah, eccoci qua. Benissimo, Nature Power. E lui tenta sempre di farti una mossa. Se vede che va male o fa poco, poi prova a ucciderti in altro modo. Lui ha missato, ha letto il fatto che ho missato, allora provo a cambiare. In realtà, se ci avessi hitato, sarebbe stato meglio. E via, tutta una nuova storia. Smergol, Manetric? Viva la figa. Uno dei Pokémon con il base stat più basso. Si gode. No, vabbè, guarda, vado di Double Hit, ma ho come l'impressione che... speriamo di non arrivare domani, esatto. Oh, però aspetta, che se rolla uguale... Buoni tutti? Oh. Peccato. Come peccato? Sì, che te può far scendere? Ma che sei pazzo? Ogni autoflab è buono per vincere, oh! Peraltro questa nella pila è una fatica. Sai cos'è una fatica? No. Per una fatica, piccola il lavoro di... e la... Quella. È una piccola sfida. Se tu la rispetti ti dà dei punti nella pila. Nel caso specifico era esci dal laboratorio con uno di vita. Io sono uscito con uno di vita. E ho fatto, avrei fatto una fatica. Non cambia niente in realtà, visto che non siamo nella pila. Ma se una fatihaccia proprio. Una fatihaccia, sì, fatihaccia. Bastiodon! Che anche no. Perfetto, no. Già entrato in mood. È arrivato un piccolo egg bomb e non abbiamo fatto fuga. Direi allora vai. Fuggiti con successo. Il problema è che adesso noi sappiamo che in quell'erba lì c'è Bastiodon. E se per caso dovessimo sfigare, siamo a letto. Quindi o catturiamo il primo che troviamo, magari qui sotto, oppure catturiamo proprio Bastiodon. Ma esplora giù, vai. Esploriamo giù, via. Qua c'è un luminio. Madonna, brutto. 160 monotipi, via. Meno debolezze, meglio è. Nidoking. Ecco, però è al 3, però. Allora qui si può fare una cosa che effettivamente non hai ancora visto. Cioè lo scouting vero e proprio. Tu, essendo a vantaggio dei livelli, puoi dire, sai cosa faccio? Io faccio Thunder Wave, mentre lui mi fa e qualcosa. E ti pigli un Focus Punch nei denti. Esatto. Che critta, però. Che critta, esatto. Vabbè, perché questa è la tua aura, visto che sei qui, se no non avrebbe mai crittato, ovviamente, a me. E puoi scoutare facendo mosse per vedere quali sono i Pokémon. Ovviamente devi assicurarti... Lo puoi ritrovare anche a un livello più alto, certo, no? Ogni Pokémon si può trovare all'8. E l'8 è il massimo in cui li puoi catturare. Io Nidoking all'8 me lo prenderei. Nidoking all'8. Oh! Godmo, questo, Godmo, è Godmo, molto forte. Trastare Godmo. Oh. Top, via. Scusa, ma fagli Thunder Wave. Ma che fai? Ma Godmo, tu vinci... me lo chiami Shell Shocker, per favore? Ci sta perfettamente, ok. Godmo. Appena lo catturi, subito switch. Allora, la prima cosa è a 40 di vita. Non è molto bene, perché ha un po' troppa vita. Dovrei averne... perché vuol dire che i base stat ha investito tanto lì. Però vabbè, è ciccione. Ma vediamo un ciccione po'. Che... No, no, non ci siamo. Non è una ci siamo. Merda. È una merda. Non ci siamo. Sì, però ci permette di andare su e non morire da. Oh, bravissimo. È troppo. Direi che possiamo. Ma direi che teniamo Blastoise. Teniamo Blastoise. In realtà abbiamo l'ultimo chance. Qui ce ne sono 5. Ah, già, giusto. Hai 5 occasioni. No. Vabbè, ma tanto non si evolve, cazzo. Se si evolve al 20, però. Allora, in realtà, questo di fronte a me... Fammi vedere l'elenco, perché gli steel sono quasi tutti buoni. Dico, di quelli papabili. Di quelli papabili, in realtà, questi. Sheldon Scusami. Al 25. Sheldon fa un po' cazzo. Sheldon fa un po' un kabai, capito? Un po' l'impara. O un kuabai. E che cosa vogliamo fare? Ma io teniamo te lo Blastoise. Dico, questo Blastoise non arriva neanche al bosco. Muore prima. Sì, anche perché, anche secondo me, perché lo kick fa proprio ca. Quindi se mi trasti, questa volta trasta me, non il Pokémon. Sì, non sì, bella, vai. Sai cosa si fa in questi casi? Si gioca per il content. Dici, raga, non succede. Ma se succede, si evolve. E diventa di alga. Bro, ma mi ha tirato un extrasenso. Vabbè, giusto, te hai 12 di vita speciale e quella è un 80 stab. Vai, ora lo pigli. Possiamo scappare, se no, No, noi vogliamo Beldam. Oppure si comincia una bella run. Non velocizzerò nemmeno. Suspense.
Ma porco di... Ma seriamente? Non ci ha neanche provato, eh. Fai una mossa diversa. Bene, benissimo. Cresselia è bannata. Godmo. Godmo. È bannato. Non può essere Godmo, è bannato. Non lo possiamo prendere. No, dai. Che succede? E puoi prendere un altro. A tua scelta tra gli altri due. E direi che la scelta... E direi che la scelta è piuttosto ovvia. Dai, dai, ma lui non ha mossa erba, dai. E allora io gioco per la kill. Icy Wind. Vabbè, noi tanto si arriva su, quindi... Wind. Coglione. Oh, crittato, imbecille. Stupida pianta di merda. Morisse. Incinerate. Oh, è buona, buona. Bruci le bacche, eh. Ma guarda che in realtà abbiamo tra le mani un Pokémon con due mosse speciali degne. E Speed Boost. Speed Boost risolve tantissimi problemi. Monotipo, quindi ha solo due debolezze. Erba, elettro. È ok. E ho giocato di peggio pagando. Sì, sì. Andiamo. Questo è un Pokémon che in pill spacca. Qui è un... spacca le palle. Incinerisce. Incinerate. Ho capito. Bene. Questo è il danno che gli si fa con Incinerate. Non credo in Tick Fat. Tossina. Mi vede d'accordo. E clampo nel mentre. Ma secondo me non si passa ottata. Però noi abbiamo la pozza. Il critico non arriva. Noi ci pozziamo. Si spera. Tossina fa la differenza. E lui ora fagli. Tossinato. Vabbè, niente. Molto. Okay. E poi si entra nel boschetto. Qui abbiamo i due strumenti iniziali. Quando entri. Orco 2. Orco 2. Dai, ma perché non lo puoi prendere? Cioè, lo prendo se vuoi, ma mi sgozza malissimo. Vuoi che prenda Empoleon? De credo sia un sì, giusto? De. Vai, vai, capo. Si prende. Fammelo vedere. Arno, gli ho dato uno lo può anche prendere, vede, valuta e poi se fa cagare. Basta, t'attacchi a cazzo, zi. Se fa cagare. Cioè, te se lo catturi, lo devi mettere primo. Ciao Arnedrill, godo. Andiamo, dici. Siamo quattro livelli sotto, quindi qualcosa storto. Mi piace molto quell'otto in difesa speciale. Sì, ma infatti, bella la 39 di velocità, ora capisco perché non si fuggiva. In realtà si muore subito, vai, vai. È molto probabile che si muoia subito. Cioè, onestamente, Octillery non avrebbe fatto chissà che bello. Confusion Ray. Eccoci qui, critico, eh. Sono tale... Vabbè, sono pur sempre io, eh. Cosmic Power. Cosmic Power. Ci empoweriamo. Hai rotto il cazzo, però. Però lui si è burnato, Si è burnato. Vabbè, Ember. Ah, Ember, chiedo veramente. Posso essere onesto? Chiedo scusa. Penso faccia molta differenza. Sarà molto divertente questo dungeon, devo dire. Sicuramente. Non è brutto Flame Body, però. Electro Ball, bellissima. Più veloce sei, più fa. E te sei veloce a bestia. Via Ondrill, arrivederci. Lui prende. Oh, vai. Entra in una velocità. Ho capito. Perché siamo a pochi livelli sopra. Obiettivamente ha però senso. Vabbè, Ember. Ma guarda che Ember. Entra qua. Lui lo può fare. Noi ovviamente non possiamo switchare. Vabbè, ha fatto Slave. Sì, quelle mosse lì di switch sono bannate per noi. Loro ovviamente invece hanno tutto legit. Loro possono curarsi. Guarda che ha passato la nottata in Poleon invece. Già il fatto che sia arrivato qui è da record. Outstanding. Vai. Confusion. A parte no, che cazzo dico? Tanto mica c'è la mossa. Vabbè, okay. No, si confonde. Ecco, lui minchia. Vuol dire che ha... Lui ha tanto attacco, un cazzo. Difeso Assol. Procedo di Ember, finiscilo. Anche per... Color change. Però si sciotta. Non è un nostro problema. Mi fai vedere che oggetti abbiamo. Allora, utili. Vabbè, non abbiamo... No, perché lo butti? Non lo puoi usare tanto. Non puoi agganciarglielo. Cioè, non puoi dare oggetti da lotta? Via. Dai, via. Brutta sta cosa. Abbiamo un Sweet Art, Energy Powder, Super Pozio, le ball e un Enigma, a Grepa e basta. Dai, portiamo in Poleon alla palestra, dai. Grazie Shop, anche sì. Già, che poi noi si sta giocando Electabuzz, ma Spa 14. Allora vola Ember. Tanto dici Sheringa, lo copri con Confuse Ray e speri che vada a casa. Confuse Ray più Karate Chop. Confuse Ray più Karate Chop. Fusion Flare. Orco 2. Posso essere onesto? Ha fatto veramente più di ogni altro record, quindi... Facciamo l'ultima run e poi vado, dai. Poi! Ursaring. Allora, è carino. Ha un pochino poco attacco e pochissimo special, purtroppo, però non è male. La domanda è, uscirà? Cosa facciamo? Bene, in realtà non è male, perché Comet Punch, stab... 27 a hit, la cura si va un po' a puttana. Vabbè, però fagli Flame Tower a lui, ovviamente. Lui si fa Flame Tower, ovviamente, e lui vola. Va bene, vai, ancora. Entra Parra e puff il Parra. La Pardini Iron Man League colpisce ancora. Andiamo Vado avanti. Il Flamethrower, lui fa Howl. Burn! Ma noi. Procedo. Prego. Ancora. Quando cazzo ti sbagli, esce il problema di questo Ursaring che esce a livello 6. Perché quel lato Petilil lì. Ed è basso, purtroppo è basso. Eccoci qua, questo potrebbe essere Like a Melody. Via. Procedi sotto. Procediamo sotto, vediamo cosa c'è qui. Vabbè. Allora, in realtà questa è un'occasione che andrebbe presa, nel senso, se lo troviamo all'8. Se ha un'altra abilità. Se non lo troviamo all'8, se no lo possiamo prendere.
Dai, dai, dai. Roar of Time. Direi che va preso. Si ricarica, vai, vai. Si ricarica. Lui si ricarica. Quella di Dialga. Ok, io per paura. È la 150 Drago. È fuggito, però va bene. Vediamo se è la 150 fugge. Drago. Porca, che schifo. C'è Illusion, però. Divertente Illusion. Aspetta, ma Illusion senza niente in squadra è una cagata. No, ma poi non serve proprio a niente. È senza abilità. Fai un giro negli altri percorsi. Cioè, finiamo di. Solo l'ultimo percorso è questo. È il mio. È il mio pomo preferito. Lui è il mio pomo preferito. Lui è l'eroe. Lui è l'eroe. Culo! Enrico! Scusami, tu non sai la mella lore di Enrico, immagino. È meglio che tu continui a non sapere. Va bene, va bene. Cringe, va bene. Crash Grip. Ok, tankato Crash Grip. Però non è che sa che attacco, no? 34. Ha un oggetto. Leftover. C'ha Lightning Rod. Una merda per vabbè, le mosse. Hai un'immunità. Hai un'immunità. Due immunità, no? Anche. Sì, vabbè. Però le mosse. Ash and Smash. È quello che puoi fare. E vediamo. Se si riesce a passare il primo allenatore, bisognerebbe che il primo non avesse un boato di difesa. Il primo lui, vabbè. Dai. Dai. Dai, una merda. Shell. Dai. No, Crash. Diretto. Sì, sì. Allora, stabile, adesso ci serve una bella mossa di un tipo. Calma. Cosa ti piacerebbe a te qui? Vabbè, roba fisica che dà coverage. Beh, perfetta. Beh, perfetta, perché hai coverage sui Pokémon Ghost, se no non li tocchi. Tolgo il Quaring, che è bannata, devo toglierla per forza. Perfetto, no, è comunque equilibrato. Lupanni e Crash, non è che tante altre scelte. Power Whip a lui. Crash io andrei, continuerei ad andare di Crash. Crash Grip. Into Faint finale, no? Ahia, possiamo fare Shell, Faint e poi fare Last Resort su questo e su quello dopo. È l'unica. Quindi allora aspetta un attimo. Mi fai prima Leia. Faint. Esattamente, perché lui così rusta teoricamente il prossimo turno. Anche adesso, perfetto. Buono. E poi vabbè, di Last Resort tecnicamente una 140 stabile dovresti killare. Sì, però devo fare Shell. Non posso fare Last, no? Vabbè, siamo anche a più due, poi. Figurati se non killa. Lui fa Power Whip e adesso questo. Vabbè, ora dovrebbe morire. Cazzo. Dai, morto. Ciao. No, mi spieghi perché non è andato a buon fine? Questo è un errore di programmazione perché noi le abbiamo usate tutte le mosse. Questa non capisco. No, Last Resort è l'ultima scelta. Che funziona solo se hai usato almeno una volta le altre mosse del set. Ah, io qua devo sparare la cura. Ma mi sa che è andata. Ma bro, perché? Vabbè, riprova. Tanto è una prova. Peccato perché questo l'abbiamo... No, non va. No, è proprio Batit Field, è errore. Abbiamo fatto Shell, Faint, Crash. Abbiamo usato tutte. Che cazzo avevo Lopanni? Qualcosa su Lopanni. Curati e ritorna a Lopanni. Ho fatto tutto. Last Resort. Bug. Non ha senso. Scusami un attimo, ma se io faccio così adesso, no? E vuoi provare su Vibrava. Esatto. No, con gli allenatori non va. Non ha senso, non ha senso. Non è stato toccata sta roba, quindi non ha veramente senso che crei problemi. 1, 2, 3... No, bro. Era Rattled che prendeva Faint e per lui non avevi fatto danno perché lui ha un bonus dal subire mossa a buio. Merda, capito? Abbiamo trovato una casistica non rara di più. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui, ti ringrazio anche per, insomma, il divertimento, le cazzate, le puttanate. Sarà mia premura a sto punto fare visita dall'altro lato del fiume, visto che tu hai fatto il passo di venire di qua. E veramente, per quanto mi riguarda, se accetto ogni volta che ne hai voglia, per appunto, e so che non puoi giocarla, però di tanto a tempo perso nessuno ti sgamerà offline, grazie mille Pardo, ti lascio andare. Ma figurati, a cena, grazie a veramente voi tanto. E dai, ci si becca presto Pardo, veramente. Ciao, grazie tutti, mille ancora, bella, ciao capo. Ciao. E se ti dicessi che i due video qua sotto sono fatti apposta per te? E se ti dicessi Marlux e no damage in critica? No, ho sbagliato, ho fatto un po' di confusione. Capo, guarda che i video che ti stiamo consigliando potrebbero interessarti, sia quello di destra che quello di sinistra. Dai un occhio, vaga un po' nel canale che magari trovi qualcosa che ti piace. E soprattutto ricordati di iscriverti.